chiedere un approfondimento su alcuni termini che sono spesso associati alle sue opere. Quelli che più frequentemente si ritrovano sono quelli di regionalismo o razionalismo. Sono termini utilizzati appunto dalla storiografia che la riguarda. Come interpreta questi termini e come interpreta l'evoluzione che hanno subito nel corso della sua carriera? Io penso che questi due termini erano stati molto utili e molto adeguati dagli anni 30 agli anni 50, che è stata veramente una polemica internazionale su questo problema, se continuare un razionalismo del carattere internazionale o a fare un'attenzione speciale alle caratteristiche regionali. Io penso che la prima architettura che ha fatto questo passo è stata l'architettura del nord Europa, e specialmente quella di Alvar Aalto, che ha dato anche un nome a questo regionalismo e a questo organicismo, che è stato il primo cambiamento fondamentale del regionalismo. Io penso che negli ultimi anni questi termini non sono già molto efficaci, perché già l'architettura non si debatte tra gli aspetti regionali e gli aspetti internazionali. L'architettura è diventato già un fenomeno molto internazionale, invece in questo momento si deve già discutere aspetti stilistici molto particolari e anche forse aspetti di organizzazione sociale dell'architettura, che ha dato questi ultimi anni a questo sistema che chiamiamo la star system, dove la successione stilistica si vede a partire dalla pubblicazione di 10, 15 o 20 architetti, che sono quelli che danno una linea di evoluzione. Mi pare una linea sicuramente un po' svegliata perché è troppo vedettistica, ma una linea che ha sostituito, mi pare non affortunatamente, infortunatamente veramente, la discussione più teorica con questi nomi del regionalismo e del razionalismo. Invece alcune delle sue opere hanno creato, diciamo, delle tipologie, edifici industriali, edifici scolastici e anche residenziali. Questo prototipo che lei ha creato deriva da uno studio sulla funzionalità dell'edificio o è un adattare la funzionalità dell'edificio a delle esigenze compositive? Da cosa nasce poi un prototipo? Bene, io penso che è un po' esagerato dire che le nostre opere hanno diventato un prototipo, mi pare molto bene, mi piace tale. Molto, ma è un po' esagerato, perché abbiamo fatto quello che era possibile fare, sempre con tanti anni di lavorare, alla fine forse se un assaggio si converte in prototipo. Ma io penso che noi abbiamo stato molto fedeli al principio del funzionalismo, in certo modo. Io credo che il grande invento dell'architettura moderna è stato la fidelità, la fiducia con la funzione. Pensare che la funzione e la costruzione sono i due elementi più importanti nella struttura, nella concezione dell'architettura, cosa che non succede in tutti gli architetti moderni, dove molte volte la funzione è stata eliminata per lasciare protagonismo alla espressione formale, e molte volte ancora peggio si è eliminato la realtà strutturale per non farla uscire come una realtà architettonica, ma come un elemento secondario. Io credo che ancora insisto in questo momento che funzione e costruzione sono i due elementi più importanti della modernità nell'architettura. Quindi questo forse fa parte della risposta alla domanda successiva, in cui pensavo di chiederle quali elementi, a partire dalla sua cultura, dalla sua formazione e dalla storia dell'architettura, quali elementi rimangono come riferimenti sempre presenti all'interno della sua opera. Bueno, io penso che non sia molto difficile, perché con 50 anni di lavorare siamo fatto tante cose diverse che forse è impossibile fare un elenco gerarchico, ma mi pare che la cosa che forse ha restato più comunicabile è una relativamente nuova posizione rispetto all'urbanistica. Io quando abbiamo cominciato a lavorare a Barcellona l'anno 80, in questo senso, nel senso urbanistico, abbiamo intentato di eliminare le visioni troppo utopiche, la visione generale del piano regolatore, e invece sostituirla con la visione dei progetti urbani, che vuol dire la progettazione di piccole parti della città fatta in un senso di realizzazione immediata. Eliminare l'utopia del futuro
fare la realtà immediata, costruibile, fattibile, un peggio della città. Io penso che questo è andato abbastanza bene a Barcellona e mi pare anche che è un sistema che si sta utilizzando in molte città europee in questo momento. E sui suoi progetti, sui suoi ultimi progetti, ci può dare qualche anticipazione sui progetti a cui sta lavorando? Sì, l'ultimo nel quale stavo lavorando è uno che a me mi entusiasma, che stiamo facendo un nuovo museo per Barcellona, un museo del quale io ho stato immaginandolo molti anni fa, che alla fine sta in corso di progetto, che è il museo delle arti utili, vuol dire il disegno, la moda, l'architettura, la indumentaria in generale, anche l'indumentaria storica, il disegno industriale, eccetera. E questo mi pare che è un museo interessante perché le collezioni di queste linee ci sono in Barcellona, ma stanno divise in molti, molti piccoli musei che non hanno la struttura sufficiente. E invece questo mi pare sarebbe molto interessante vedere da questo si può lavare la cultura materiale tutta in un solo museo, in un posto critico dell'organizzazione urbana di Barcellona, che è la Piazza de las Glorias. E quale criterio ha utilizzato per questo? Bueno, no, il criterio è un criterio molto semplice, che è pensare che nel museo è più importante il deposito che l'esposizione. Allora la parte del deposito è molto più importante che la parte dell'esposizione, e i depositi sono visitabili di forma che non sono chiusi, sono aperti a una formula di visitare per la gente che vuole studiare tutto il contenuto della collezione. E i materiali? Ha già scelto i materiali? Sì, molto, sì, il materiale della collezione esiste e il progetto penso che si finirà prima, il prossimo mese o forse i primi giorni di settembre. Bene.